Finalmente abbiamo il piacere di conoscere da vicino Giacomo Poretti. Partiamo dall'attualità, vorremmo che ci dicessi qualche cosa sul film che è attualmente in cantiere. Finché è in cantiere si intitolerà Il ricco, il povero e il maggiordomo. Le riprese cominceranno i primi di giugno e sarà nelle sale a dicembre. Posso solo dire, perché Scaramanzia si dice sempre poco, che è un film sulla crisi. Ecco, quindi ancora a fianco dei tuoi compagni di sempre. Bene, cioè, penso che terminerò la mia carriera con loro, non ha senso che io vada altrove. Un tempo si diceva alto come un soldo di cacio, adesso pare che si cominci a dire alto come un vaso di geranio. Qual è la differenza? E beh, che il vaso di geranio è un po' più alto del soldo di cacio, quindi siamo sempre bassi ma cresciuti solo di un pelo. Quindi le preghiere per diventare alto a qualcosa saranno servite? Penso proprio di sì, alla fin fine se si prega qualcosa si ottiene. La passione per il teatro, stando a notizie biografiche, pare abbastanza attendibili, sarebbe nata sui banchi dell'oratorio. Poi il primo debutto, Il Conte di Carmagnola, di Alessandro Manzoni, una cosina molto leggera, è per questo che hai deciso di fare il comico, per reazione. Com'è andata? Direi che il teatro drammatico non mi ha voluto, no? Forse è più giusto dire questa cosa qua, e mi ha spinto verso il comico, dove tra l'altro mi sento più a mio agio, e poi la fortuna di aver incontrato i miei soci. E ti occupi anche di volontariato attualmente? Bah sì, un po' di cose, sì. Allora a dicembre il film? A dicembre il film, nelle sale, mi raccomando, Ciao. Grazie. Ecco, io sono qua. Eccoci qua. Qua? Sì, no. Non sono così forte in matica, lo volete. Allora, vorrei ritornare un momento a qualcosa di un po' più profano. Abbiamo capito che la tua è una robusta formazione cattolica, poi ti sei allontanato, adesso ti sei riavvicinato, insomma hai avuto i tuoi percorsi e le tue vicissitudini. Io però penso ad un personaggio molto particolare di parecchi anni fa, che personalmente mi era risultato esilarante, un personaggio stranissimo, vestito in una calzamaglia nera. Ecco, vorrei che credo valga la pena magari descrivere anche proprio il costume e come era nato questo personaggio, perché c'era gente che ancora un po' la ricoverava, una forza di ridere, ma anche per il dinamismo della vostra scena. C'era un ring, qualche cosa del genere, ed era, credo, sia stata una delle stagioni più divertenti della vostra carriera. Fazzi la risposta di Dio al comico, no? Cioè, come hai fatto a pensare a Fazzi? Ma come potete pensare che io possa concepire da Fazzi? Tutta una serie di casualità volute, di messe lì da quello là che si diverte insieme a noi, non è possibile. Allora, la storia di Fazzi è bella perché nascevamo artisticamente prima di Maldire Goler, frequentavamo questi localini qua e volevamo fare uno sketch di supereroi. E Aldo, va bene, allora io faccio Superman, però la mia particolarità è che ho l'asma, non riesco a saltare, quindi parete da cagare, no? E Giovanni, io faccio Flash, tutina rossa, orecchie disegnate con la carta qua, con delle a luce, e un flash da macchina fotografica. Qual è la tua particolarità? Sono il supereroe più veloce del pianeta. Cioè lui mi guardava, stato a cellulare con tua sorella, cioè molto ridere, no? E loro mi guardavano con tono di sfida. E tu? Che cazzo fai? L'uomo merda. E io vi assicuro, cioè, non avevo niente, avevo la tuta nella tutina nera, un mantello, e casualmente c'era lì un papapallo della pugili, no? E così come spesso fanno i comici, ti rendi buffo, no? Me lo sono messo sopra, no? La calzamaglia. E dirò lì umiliato, dicevo, umiliato, più uomo merda mai. E fai la cosa al massimo, dai. Oppure stai lì, noi facciamo lo sketch e tu entri dopo, no? Vedo una bottiglia di plastica lì,
devo dire, vuota, no? La prende e mi viene il colpo di genio, ma non posso averlo avuto io, si rende conto, non posso averlo avuto io, questa cosa qua, e dico dai vabbè, dai che sei, e io Tafazzi ce l'avevo già in mente, sono Tafazzi, il terrore degli e gli sono esplosi a ridere. Allora il ring è questo, noi venivamo da un'esperienza umiliante a Rai 3, qua lo posso dire, tanto non lo faccio, non dico, ma umiliante, nel senso che noi avevamo tutti questi personaggi, i bulgari, Tafazzi, eccetera, eccetera, e li avevamo proposti in questa trasmissione che era Selito Lindo, e c'era Bisio, c'era Luciana Littizzetto, c'era altri, e c'erano i funzionari, qui non faccio i nomi anche perché mi sono dimenticati, che noi facevamo i bulgari, e questa cosa, questa roba che sono dei laboratori, e ci volevano mandare via, no? Allora quindi praticamente non li ha fatti, no? Andiamo a Mai Dire Gol l'anno dopo e sapevamo che Tafazzi poteva far ridere, però avevamo un po' di vergogna perché nell'area qualcuno aveva detto che era oratoriano. Allora lei ha citato il ring e c'era il ring dove c'era lo sketch del wrestling, Teo Teocoli faceva Hulk Hogan, no? E i miei due soci entravano dentro, erano personaggi qualsiasi, e Hulk Hogan, Teo Teocoli, prendeva e li scaraventava via, no? E allora io dico all'Ingialappa, che non so per niente, oh, a un certo punto entro e faccio un personaggio strano, va bene, no? Io lì mi nascondo dentro la Tafazzi, entro dentro così, pom pom pom, e sento loro che ridono le crepapelle. Teocoli era stravolto, no? E niente, da lì è partito tutto, no? Però la meglio, poi chiudiamo la serata, noi che l'avevamo fatto diverse volte a Zeghi, noi tre, ci soddisfava poco. Infatti io tutte le sere portavo a casa Giovanni, e Giovanni con un po' di pudore, perché Giovanni voglio il bene dell'anima, ha sempre avuto molto pudore, dopo un po'. Giacomo, è andata male. ti sei giocato, cazzo, era meglio quel personaggio lì. Peccato, l'hai fatto di merda. Vero, eh? E io, è vero. Quindi torniamo a casa depressi, tornavamo a casa alla sera alle 10:30 c'era la trasmissione, il giorno dopo e dovevamo andare a Palermo a fare uno spettacolo teatrale, per cui passo a 30 Giovanni per andare in aeroporto, mi fa scusa Giacomo, devo dire, ma anche mia moglie ti ha trovato, cioè lui ha dovuto il personaggio, e gli dico, se anche la mia fidanzata purtroppo fa niente. Stiamo andando, arriva una telefonata di Michele, di Gino Michele, che forse li conoscete, allora frequentavamo, e dicono, Giacomo, ti sta cercando Walter Veltroni. È stato qui anche lui, quindi lo chiamate, chiedimi se è vero. Come Walter Veltroni? Non so, ha voluto il tuo numero di telefono, ma mi chiama Walter Veltroni, che allora era direttore dell'Unità. Testo le parole mi disse, rideva, rideva, io, ah, ho visto ieri sera Tafazzi, geniale, cosa? Volevo scrivere l'editoriale io, ma tu mi comprenderai, il direttore dell'Unità non può scrivere un saltimbanco così. E quindi ho chiesto a Sandro Veronesi, che è stato qua, certo. Dio, ad Alba. Lo inviterà. Ho affidato a Sandro Veronesi questa cosa qua, per cui da lì, devo dire, una follia, scrissero, e quindi invece è solo quello là, che ha avuto simpatia per me e mi ha fatto trovare la bottiglia. Signori, signori, alto! Buonasera, Giovanni! Giacomo Poletti!